È la serata del 18 febbraio 2011, ore 21. Ci troviamo nella sala comunale di Orvieto, molto affollata, per assistere al concerto celebrativo dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Il concerto è una iniziativa dell'amministrazione comunale, allo scopo di ricordare questo evento storico, ma anche per commemorare i tanti orvietani che hanno contribuito in maniera eclatante al raggiungimento di questo ideale patriottico. Intanto apre l'incontro il sindaco Antonio Concina con un gruppo di bambini che portano il tricolore italiano e indossano delle magliette recanti la data del 18 febbraio 1861, giorno dell'insediamento del primo Parlamento dell'Italia Unita. Il concerto inizia con l'inno d'Italia, dirige Nello Cataccia. Buon ascolto. Autorità, cittadine e cittadini, 150 anni fa, il 18 febbraio 1861, si riuniva a Torino, Palazzo Carignano, il nuovo Parlamento. I deputati eletti il 27 gennaio ed il 3 febbraio dello stesso anno proclamarono l'Unità d'Italia. È un anniversario di grande importanza nella storia della nazione e soprattutto nella definizione di un sentire comune, di un sentimento di patria unita, che porterà alla liberazione del Veneto nel 1866 e della città di Roma nel 1870. La città di Orvieto ha inteso celebrare tale ricorrenza con il concerto di questa sera e lo fa non per una semplice adesione alle festività centenarie, ma per ricordare gli orvietani che hanno contribuito alla formazione della nazione e per onorare la loro memoria, che è memoria civica oltre che di civiltà. Alla data del 18 febbraio, Orvieto accoglieva le notizie dei lavori parlamentari da città libera. Giacomo Bracci è fra i deputati che deliberarono l'unità. L'11 settembre 1860 gruppi armati di volontari, mazziniani, repubblicani, reduci della Repubblica Romana, moderati, al comando di Nicola Danzetta e del colonnello Luigi Masi, avevano liberato la città dal governo pontificio. Lo stesso Masi
in prossimità di Orvieto, il 10 settembre, aveva dato il nome di cacciatori del Tevere a queste bande di volontari. Ad intendere che lo scopo immediato era la liberazione di Orvieto. Il fine ultimo non poteva che essere Roma. 10 anni dopo, l'11 settembre 1870, una divisione dell'esercito regolare, comandata da Nino Bixio, partiva proprio da Orvieto alla volta di Roma. Tenace organizzatore e sostenitore dei moti orvietani nel più ampio contesto della politica sabauda per l'annessione delle terre umbre e marchigiane nel Regno d'Italia, è l'orvietano Filippo Antonio Gualterio, che lo stesso 11 settembre 1860 aveva predisposto, d'accordo col Cavour, l'incontro fra i rappresentanti delle città umbre e Vittorio Emanuele II. Per Orvieto era presente Giulio Ravizza, con una speciale lettera di presentazione dello stesso Gualterio al Cavour. Per Gualterio bastano le parole del concittadino Luigi Fumi. I contemporanei politici di Filippo Antonio Gualterio non ne meritarono l'opera. La rivoluzione deve a lui quanto ai principali fattori di se stessa. La liberazione del 1860 non è che l'ultimo atto dell'aspirazione di Orvieto ad essere città laica e repubblicana, manifestate con l'adesione alla Repubblica Romana nel 1849. E oggi la nostra memoria deve andare ai martiri di quei giorni, e per tutti il capitano Pietro Stagnetti. Lo scrittore Giuseppe Cesare Abba, nella sua Storia dei Mille, lo definisce veterano della Repubblica Romana, che seguirà Garibaldi alla conquista del Regno delle Due Sicilie. E a Ludovico Negroni, ucciso a Padula nel Salernitano, nel corso della sfortunata ed incompleta spedizione di Sapri, al seguito di Carlo Pizzacane e di 300 giovani mazziniani, che tentarono di precorrere i tempi. Portabandiera della spedizione, Ludovico Negroni sembra essere stato il primo a cadere e sarà sepolto alle radici di un altro ciliegio. E anche sugli ideali e sullo spirito di sacrificio di queste persone, di questi nostri concittadini, che si fonda il lungo e travagliato percorso della Costituzione Repubblicana che oggi ci unisce. Questa nostra storia per l'Unità d'Italia dimostra come nei momenti importanti della vita quotidiana Orvieto ha saputo dimostrare di essere unita e all'altezza del compito. Anche oggi la città ha bisogno di forte unità e coesione. Mi auguro che ancora una volta Orvieto, memore della propria storia, saprà essere capace di vincere le sfide per il proprio futuro. Grazie. Passo la parola al sindaco Antonio Concina. Grazie, una cosa particolare. Il Salone vi accoglie tutti affettuosamente. E il Salone da stasera si chiama, come si chiama Marco? Sala Unità d'Italia. Sala Unità d'Italia. Altra idea di Marco. E senza fare delle cose fantasmagoriche, abbiamo messo una piccola targa laggiù vicino alla porta d'ingresso, dove adesso con Marco ci avviamo, il prefetto naturalmente, e con due bambini che ci accompagnano, tre bambini ci accompagnano, e andiamo a tirare giù quel trappo, così dopo vediamo la targa. Va bene? Sei contento? 1, 2, 3, via! Inviterei il prefetto, Sua Eccellenza il dottor Sallustri, se gentilmente ci raggiunge, per due parole di saluto. Ben
benvenuti, buonasera a tutti, veramente grazie al sindaco e alla città di Orvieto per questa bella iniziativa che si è peraltro consacrata anche con questa denominazione della sala, insomma, che fa veramente onore alla città. Grazie per tutto quello che veramente avete fatto finora e che state facendo. Io mi auguro, oggi stesso, come saprete, la festa del 17 marzo è stata dichiarata appunto festa nazionale, mettendo fine a questa diatriba, diciamo così, ma fortunatamente, insomma, sarà giornata particolarmente importante perché appunto è festa nazionale. Io mi auguro che, come sempre, anche queste feste, vengano vissute, vengano partecipate con quella attenzione che esse meritano, perché è un evento particolare, un evento storico irripetibile, evidentemente, che deve ritrovare proprio questa coesione sociale in un momento particolare in cui questo Paese ne ha veramente tanto bisogno. Quindi vi auguro ancora una buona serata, grazie per le iniziative che avete intrapreso, grazie per l'invito e a tutti direi buon ascolto per questa meravigliosa musica. Abbiamo una cosa, deve fare anche un piccolo lavoro, eccellenza. E qual è il piccolo lavoro? Adesso, aspetta. C'è un piccolo lavoro anche per lei, eccellenza, che è quello di consegnare copie della Costituzione italiana ai bambini qui presenti e a tutti i rappresentanti che io chiamerò degli istituti scolastici della città di Orvieto. Benissimo. Allora, se... piacere. Loro come fanno? Dammela lì. Allora, 1, 2, 3. Poi c'è anche un bambino mio. Di musica, Adriano Casasole. Al coro polifonico della cattedrale di Orvieto, Vox et Jubilum. Un bel applauso al soprano Myung Jo Ko, non so se la pronuncia. Al tenore Stefano Benini. Al direttore Nello Catarcia. Al coro della Scuola di Musica, e un grazie anche al suo presidente Alberto Pecorella. A questo punto, buon ascolto a tutti e viva l'Italia! Gioacchino Rossini, il barbiere di Siviglia. Prima rappresentazione al Teatro Argentina di Roma il 20 febbraio 1816. Dal barbiere di Siviglia una voce poco fa. Thank you.
Gioachino Rossini, la danza o tarantella? Con il termine tarantella vengono definite alcune danze tradizionali prevalentemente dell'Italia meridionale. Thank you.
Giacomo Puccini, Gianni Schicchi. Prima rappresentazione, 14 dicembre 1918, al Teatro Metropolitan di New York. Giuseppe Verdi, Nabucco. Prima esecuzione, 9 marzo 1842, Teatro alla Scala di Milano. Il nome dato da Giuseppe Verdi alla sua opera famosa fosse Nabucodonosor, poiché, data la lunghezza sulla locandina, questo venne diviso in due righe, Nabucco e Donosor, ma la gente faceva caso solo alla prima, Nabucco, appunto. Da qui la diffusione del nome dell'opera fino ad oggi conosciuta come Nabucco. Dal Nabucco va pensiero sull'ali dorate. Thank you.
Bene, nel ringraziarvi per la richiesta del bis significa che avete apprezzato e a noi ci lusinga molto. Rifacciamo il bis, però rifacciamo il bis con l'inno che ci contraddistingue in tutto il mondo, il nostro glorioso inno, che lo cantiamo tutti in piedi. Una volta all'orchestra e al coro della Scuola di Musica Adriano Cacciatore. Al coro polifonico della Cattedrale di Orvieto Vox et Julium. Al soprano Myung Jo-ho. Mi perdonerai per la pronuncia. E al direttore Nello Catania. Bravo, bravo maestro! Bravo! Un grazie a tutti i bambini, a tutti gli istituti di istruzione della città di Orvieto, a tutte le autorità presenti, Sua Eccellenza il Vescovo. Un applauso al neo presidente riconfermato dell'Opera del Duomo proprio in questa giornata. Un applauso, autorità tutte, grazie. E facciamo un bel applauso alla nostra patria, all'Italia, grazie. Ed infine grazie, buonasera a tutti, grazie a Sua Eccellenza il Signor Prefetto per averci onorato con la sua presenza che ha veramente nobilitato questa nostra iniziativa. Grazie. Buonanotte a tutti, grazie ancora.